Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you. All'interno del Parco delle Foreste Casentinesi, Montefalterone e Campigna per parlare proprio di un progetto del parco che si è fatto appunto promotore in collaborazione con l'Associazione Difesa Attiva. Stiamo parlando di volontari attivi nel Parco delle Foreste Casentinesi. Questo progetto importante che riguarda il volontariato attivo che nasce anche dietro naturalmente un'idea già ormai portata avanti da diverso tempo che è quella dei cani da guardiania. Si sta parlando della biodiversità, stiamo parlando di volontari attivi che lavoreranno fianco a fianco con le aziende agricole che presidiano questo territorio e che lo mantengono questo territorio, per comprendere proprio il valore della biodiversità, per comprendere l'importanza di portare avanti un percorso naturalmente zootecnico, agricolo all'interno delle aree proprio del parco delle foreste casentinesi. E allora andiamo in un luogo molto bello, il luogo che è tra Casalino, quindi zona di Prato Vecchio, e Camaldoli. Passeremo Asqua e andremo verso Casa Pallino. Lì ci aspetta Lorenzo Cipriani e lì ci aspetta la dottoressa Nadia Cappai del Parco delle Foreste Casentinesi e Luisa Vielmi dell'Associazione Difesa Attiva. Parleremo quindi di questo progetto, ma scopriremo anche un'azienda agricola che è stata capace di, sin dall'inizio, insomma, di adeguarsi a quello che il parco naturalmente ha offerto alle comunità locali, capace di prendere proprio le cose più belle che nel parco si possono avere e a questo punto portare avanti progetti per un futuro. Un giovane ne è alla guida e noi andiamo a conoscerlo. Luisa Vielmi, responsabile di questo progetto Volontari Attivi. Intanto cosa significa veramente la parola Volontari Attivi? La parola Volontari Attivi prende un po' spunto dall'associazione Difesa Attiva. Io sono il tecnico di questa associazione che è sottoscritta da imprese agricole zootecniche, quindi pastori con non solo pecore, c'è chi ha i bovini, abbiamo anche un'azienda con gli alpaca e così via, insomma animali che vengono gestiti in un allevamento. Casa Pallino, Lorenzo Cipriani, da una vita pastore direi, ma non soltanto, appassionato di quello che è l'allevamento proprio qui nelle nostre montagne, le produzioni più tipiche che ci può regalare questo ambiente che è all'interno del Parco delle Foreste Casentinesi, Montefalterone e Campigna e che naturalmente dà un valore aggiunto a tutto quello anche che noi naturalmente mangiamo. Lorenzo, qui siamo in un ambiente un po' particolare, intanto siamo circondati da cani e io arrivando visto che erano cani da guardiania, ma soprattutto oggi vorrei parlare di un volontariato attivo che può essere di servizio sicuramente anche per le vostre aziende, ma soprattutto per sensibilizzare proprio chi ha naturalmente un'azienda, un'impresa agricola che lavora all'interno del parco. Sì, ci dovrebbe essere questo progetto del Parco delle Foreste Casentinesi in cui dei ragazzi e ragazze volontarie vengono, diciamo, per così dire, a lavorare, aiutare piccole aziende che alla fine siamo rimasti anche in pochi qui all'interno del parco per favorire, diciamo, il lavoro dell'azienda agricola e della vecchia cultura, diciamo, territoriale e rurale. Questa cultura territoriale e rurale non è facile da portare avanti sicuramente. Tu in questo caso nell'azienda che cosa hai di allevamenti? Io qui ho un centinaio di pecore dal latte, sono un po' della razza francese e un po' sarde, perché le sarde si adattano molto bene all'esterno, a mangiare fuori al pascolo, mentre invece le francesi si adattano di più in stalla. Produco formaggi al latte crudo. E più ho i maiali del grigio e casentino che allevo allo stato semibrado, cioè sono recintati in aree abbastanza ampie fra pascoli e bosco. Senti, che cosa ti aspetti dal volontariato che può arrivare veramente dentro la tua azienda? Ma io mi aspetto niente, un aiuto, perché poi se viene veramente nel periodo magari in cui si va incontro, che c'è molto più da fare sia a livello di produzione di formaggio, per mungere gli animali e poi speriamo anche per l'agriturismo, penso che una buona mano
che magari io ricompenserò con l'esperienza che ho accumulato in questi anni di lavoro. Nadia Cappai del Parco delle Foreste Casentinesi Montefalterone Campigna. Da sempre una vita dedicata agli animali di questo parco, dobbiamo dire, a volte al recupero, quando ci sono naturalmente degli animali che hanno bisogno, mentre invece anche al fatto di mantenere sempre sani, sempre attenti, proprio questa vicinanza proprio al cane in questo caso, che è indispensabile se vogliamo parlare naturalmente di volontariato e di vicinanza alle aziende, no? In questo caso, perché oggi parliamo di volontari attivi, però parlando di volontari attivi è un mondo, giusto? Sì, è un mondo. In realtà... purtroppo con l'emergenza sanitaria noi da più di un anno siamo fermi col volontariato classico, che ormai da tanti anni viene fatto al parco, che permette a tanti giovani di raggiungere il nostro parco e fare delle esperienze su tutti i progetti del parco di conservazione, sulla biodiversità, e che raggruppa tanti ragazzi. Purtroppo appunto per le norme sanitarie questo non è stato possibile. Abbiamo quindi pensato di coniugare quello che è la nostra esperienza di volontariato con quella che è la nostra, diciamo, esperienza dei progetti sull'agricoltura e quindi sul sostegno alle aziende agricole. Quindi con un volontario alla volta, quindi magari anche dal punto di vista sanitario un po' più gestibile, riusciamo a combinare, diciamo, questi due tipi di progetto. Abbiamo selezionato gli allevatori che hanno già aderito al progetto sul cane da guardiania e quindi loro hanno accolto anche con molto entusiasmo, diciamo, questa proposta di accogliere dei giovani, ma anche non giovani, perché in realtà è aperto dai 18 anni in su un po' a tutti, che vogliono fare un'esperienza diversa o conoscere un nuovo mondo, magari per intraprendere nel futuro un'attività similare, magari anche in un'area protetta. Dobbiamo dire che l'agricoltura oggi, soprattutto gli allevamenti eccetera, si stanno riscoprendo, e si sta riscoprendo anche perché questo valore aggiunto, la gente sta avendo sempre più coscienza, no? Di quello che si mangia, di quello naturalmente che si vuole avere e dell'ambiente anche che vogliamo avere. Quindi forse naturalmente a forza di portare vicino proprio così anche i giovani a questi ambienti possiamo veramente ricreare un tessuto agricolo importante con un valore zootecnico altrettanto forte. Sicuramente avvicinarsi anche direttamente a quella che è un'attività come questa, quindi rispettosa un po' dell'ambiente e della biodiversità, e toccare con mano anche qual è la fatica effettiva di un agricoltore, un allevatore che vive in montagna e che fa la propria attività in questi luoghi, fa apprezzare secondo me ancora di più il prodotto poi che nasce, le caratteristiche di questo prodotto e anche la genuinità di un prodotto similare, anche quindi per il futuro, quando uno va effettivamente al supermercato e deve scegliere un prodotto, forse fa più attenzione a quello che compra e a quello che poi mangia. Io credo che sia importante anche questa attività che fa il parco per mantenere la popolazione all'interno del parco, perché deve essere presidiato comunque, no? Il parco dalla vita naturalmente con la gente, giusto? Sì, diciamo che anche l'agricoltura è una parte importante per la biodiversità. E il parco investe molto sulle attività di vario tipo, oltre a quelle zootecniche che insistono nell'area protetta. Questo perché purtroppo molte zone sono state un po' abbandonate, la vita è ovviamente un po' più complessa nel vivere in montagna, lavorare in montagna, ma è importante che ci sia, è importante mantenerla e noi investiamo tanto su questo. Allora, quando venite in campagna non truccatevi mai, perché credo che i nostri cosmetici piacciono molto, come si chiama? Morigno. Allora, qui abbiamo invece Lucia. Sì, Lucia. Una volontaria attiva. Negli anni passati hai fatto la volontaria, giusto, sì, Lucia? Sì. Ma sei anche veterinaria. Sì. Ecco, qual è stata l'esperienza del volontariato attivo che tu hai fatto? Cioè, nel senso, che cosa ti ha dato e che cosa ancora oggi pensi che possa dare a tanti giovani e non giovani? Allora, è stata un'esperienza molto bella e anche da un punto di vista professionale utilissima, ma soprattutto dal punto di vista umano, perché alla fine dopo questa esperienza si creano dei legami con le aziende dove appunto poi si va a fare queste attività che rimangono poi nel tempo. Mi ha dato tanto e spero di aver dato anche un piccolo contributo anch'io nella realtà in cui ero. Sono stata nella provincia di Grosseto circa 3 anni fa, a maggio, un periodo, insomma, per le aziende agricole molto impegnativo, certo. Appunto dove c'è la fienagione e quindi in stalla c'è bisogno di aiuto. Mi occupavo di diverse attività, sempre all'inizio seguita dagli allevatori,
dalla mungitura, ero appunto in un'azienda di ovini da latte, fino ad accompagnare gli animali al pascolo, appunto presidiare il pascolo insieme a loro, ad altre attività dalle più svariate da fare insieme all'allevatore, come la costruzione delle recinzioni, la manutenzione delle recinzioni, ed è stato molto utile. Passavo l'intera giornata in azienda con loro, è stata proprio un'esperienza piacevole che consiglio a chiunque di fare. Senti, visto che naturalmente ci sono anche tanti studenti, no? Tu sei una veterinaria, sto pensando quanto possa essere anche importante nel mondo di chi studia proprio questo tipo di esperienza, no? Andare sul pratico. Sto pensando che ci sono gli stage, ma qui più che stage è un vivere veramente la quotidianità in tutti i suoi aspetti, a volte anche non piacevoli, no? Quindi a volte non belli, ma altrettanto importanti, perché capisci veramente quali sono le cose che sono utili, ecco. Certo, è molto utile. Io ho fatto questa esperienza tra l'altro appena dopo la laurea e appunto è stato un modo per mettere in pratica o comunque osservare da vicino tutte quelle cose imparate sui libri. È un'esperienza quindi comoda sia per gli studenti del settore, veterinaria, naturalisti, ma anche per chi si occupa di altro, perché comunque apre molti orizzonti e ci fa capire qual è la vera vita dell'allevatore e toccare da vicino una realtà che altrimenti vediamo solo nei supermercati o nei banconi. Senti Luisa, quando devono fare le domande? Come si fa la domanda? Come si può partecipare? Allora, sul sito del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, nella sezione volontari, si trova tutte quelle che sono le informazioni, che non sono altro che un modulo scaricabile da compilare e rinviare alla posta elettronica che si trova, l'indirizzo di posta elettronica che si trova nel sito. In più è possibile chiamarmi direttamente, perché ho lasciato come referente il mio numero di telefono, per avere ulteriori informazioni su quello che si andrà a svolgere, che è sicuramente un lavoro in campo, un lavoro attivo, perché è difficile vedere un pastore non attivo. Questo formaggio che tu produci, secondo me, ha un valore in più rispetto a un altro pecorino che possiamo naturalmente trovare al di fuori di queste aree proprio così marginali, in queste aree interne proprio del parco. Sì, perché come potete vedere pecore da ora in poi pascolano nei pascoli qui vicino ai limiti del bosco, quindi sono a un'altezza di circa 600-700 metri. E è tutta erba naturale, non c'è niente di disseminato, erba che cresce qui intorno, è come si può dire nelle Alpi con le mucche che gli fanno fare l'alpeggio, e quindi tutto questo si ripercuote nella qualità del latte e di conseguenza del formaggio lavorato al latte crudo, che mantiene diciamo la qualità che viene dall'alimentazione degli animali dal latte. Senti, il fatto di venire a lavorare sempre in mezzo alle aziende, no? Quindi in questo caso abbiamo visto la vaccinazione dei cani da guardiania, così, che sono qui sempre all'altro progetto, quindi del Parco delle Foreste Casentinesi, che è iniziato da qualche anno, ma sembra che veramente stia andando anche bene, sta procedendo bene. Cosa significa per chi lavora come te all'interno del parco? Beh, è importante. È vero che purtroppo siamo costretti a volte a fare tanto lavoro d'ufficio, ma uscire, confrontarsi con le persone, capire i problemi, aiutarli fin quando è possibile ovviamente a risolverli e dare un contributo effettivo per loro è importante ed è una grande soddisfazione. A guardare i tuoi animali ci sono anche naturalmente i cani, li abbiamo visti, no? Sono cani da guardiania, sì. E arrivando qua abbiamo visto tanti cartelli proprio in giro. Poi abbiamo visto al lavoro anche naturalmente coloro che fanno parte del parco, perché c'è questo sostegno, no? Diciamo così, all'azienda sì, agricola sì. Che è importante. Sì, sì, è sempre un altro progetto del parco, proprio di mettere per la protezione dei predatori, favorire diciamo l'ingresso negli allevamenti di questi cani da guardiania e quindi mantenerli diciamo per un discorso di alimentazione e soprattutto di assistenza e di anche a livello di controllo di sanitario, insomma. Aver visto oggi qui un volontario attivo che è diventato un veterinario, guarda caso, proprio così, e quindi che ha proseguito questa vicinanza proprio col mondo anche degli animali, no? Quindi credo, ma poi nel mondo delle aziende agricole, perché un veterinario è fondamentale, importante nell'azienda agricola, quindi di qualunque genere sia. Ecco,
Che soddisfazione dà a Nadia Cappai proprio che fa parte del parco? È una grande soddisfazione, perché alla fine conoscere Lucia, ma conoscere, ho conosciuto tantissimi ragazzi che hanno fatto questa esperienza di volontari attivi nel passato con Difesa Attiva. Ho sempre sentito parlare benissimo di questo progetto da loro, come un'esperienza importantissima che ha fatto un po' una svolta, ha determinato una svolta nella loro vita, nella loro carriera professionale. Ed effettivamente è stato poi anche questo che ci ha spinto un po' a fare questo progetto sperimentale per quest'anno, ma che spero poi diventi continuativo, se l'esperienza, insomma, sarà apprezzata sia dai volontari ma soprattutto dagli allevatori che li dovranno seguire. Wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this.